Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo come impostare l'USD nelle videotrasmittenti digitali. Questo tutorial è valido per tutti i sistemi in digitale attualmente in commercio, come DJI prima e seconda generazione, WalkSnail e HD0. Bisogna subito precisare che questo metodo va usato con Betaflight 4.4 e versioni successive. Se avete Betaflight 4.3 o versioni precedenti dovete configurare la VTX tramite il metodo Canvas Mod. Ho già realizzato un tutorial per configurare tramite Canvas Mod. Se avete ancora Betaflight 4.3 o versioni più vecchie, potete seguire questo video. Prima di passare alle configurazioni, vediamo velocemente come collegare la VTX, però non essendo l'argomento principale del video, farò un discorso in generale. In questo caso ho usato un connettore specifico per le connessioni in digitale. Se il vostro flight controller e pad per saldare invece, ricordate di usare il RX e TX con lo stesso numero e di mettere i cavi invertiti tra loro. Il numero di RX e TX poi identificherà la UART da usare in fase di configurazione. Molto bene, a questo punto possiamo avviare Betaflight. Il grosso delle configurazioni andranno fatte in port. Come ho detto in precedenza, è essenziale conoscere su quale UART abbiamo collegato la nostra VTX. Io ho usato la UART 4, quindi qui attivo configurazione MSP. Baud lo lascia a 115.200. Poi continuo sulla stessa riga fino ad arrivare a periferiche. Qui seleziono VTX, MSP più DisplayPort. A fianco lascio auto. Dopo aver fatto queste configurazioni, ricordiamoci di salvare. In configurazione assicuriamoci che USD sia attivato. A questo punto possiamo andare su USD e selezionare i valori da visualizzare sul nostro visore FPV. Ricordiamoci però che per avere tutto questo spazio a disposizione, in questo punto dobbiamo selezionare HD. Concludiamo questo video dicendo che in alcuni rari casi può capitare che nonostante abbiamo collegato e configurato tutto in modo corretto, ancora non si riesca ad avere l'USD sui nostri visori. In questo caso si può risolvere andando sul CLI e digitando la seguente stringa: set USD DisplayPort device uguale MSP, save e premiamo invio. A questo punto dovremmo aver risolto tutti i problemi e potremo visualizzare l'USD normalmente. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.